Mister Aldo Clementi della Vigor Senigallia, che ritrovo con piacere perché nel girone d'andata il mister mi disse: abbiamo perso, ma sono sicuro che cresceremo e lo dimostreremo col passare delle settimane e dei mesi. Ci ha azzeccato, ha mantenuto la promessa, mister. Complimenti. La ringrazio dei complimenti. Credo che questo percorso, il primo tempo, non si è visto tantissimo, nel senso che secondo me l'Aquila c'è stato superiore, il vantaggio era assolutamente legittimo, abbiamo fatto una grande fatica a opporci ai nostri avversari che con tanta qualità hanno giocato sicuramente meglio di noi. La cosa che a quel punto lì devi fare è mantenerti in gara, non prendere il secondo gol, riuscire a tenere la partita comunque ancora aperta. E poi nel secondo tempo invece ho visto una Vigor decisamente diversa, una Vigor vogliosa di andare a prendere il risultato, che ha alzato il baricentro. Abbiamo rischiato una volta con un salvataggio nel finale dopo aver raggiunto il pari, in ripartenza abbiamo avuto due o tre palle molto interessanti, potevamo far meglio. Quindi credo che è una bellissima Vigor nel secondo tempo, una partita alla fine dal mio punto di vista bella, piacevole, perché è un grande punto, una piazza meravigliosa, un contesto in cui giocare quasi unico. Quindi torno a casa sicuramente con il sorriso, perché prendere un punto qui per noi è una cosa importante. Mister, volevo evidenziare la nota positiva, che era quella ovviamente del gioco, e poi una tiratina di orecchie sulle occasioni in contropiede sprecate, secondo me forse dal giocatore che tecnicamente vi dà di più che Giota. Squadra maturata, e non è questa assolutamente un'offesa, glielo voglio rimarcare, no. Anche perché è cresciuto anche nella gestione dei tempi del cronometro. Non sì, so se capisce dove voglio arrivare. La gestione del, ovviamente andando avanti, i giocatori, anche quelli che magari sono meno avvezzi a certe sfide, che a questo campionato qui crescono. Non è per molti di noi facile, ecco, giocare in un contesto del genere, però credo che siamo abbastanza bravi da saperci gestire. Nelle ripartenze abbiamo fatto davvero molto bene e abbiamo sempre messo la palla giusta nell'uomo giusto, e devo dire che di solito si può fare meglio, cioè lui ci ha abituato a fare un po' meglio, e quindi avremmo potuto essere davvero letali in quelle ripartenze, però credo che insomma ci sta questo risultato, insomma. Mister, prima di lasciarla ai colleghi, cosa manca alla Vigor di Aldo Clementi per passare dalla quarta barra quinta posizione ad andare ufficialmente ad insidiare le prime? Perché forse è quello lo step che manca? Sì, beh, una domanda un po'... Il mister è giusto, mancano i giocatori? No, non so, magari ci vuole anche un altro, ci vuole uno step in più anche nel mister. Non è, siamo un insieme di componenti, credo, che stanno facendo passi in avanti, passi sicuramente non più lunghi della gamba, e questo grazie anche a una società molto attenta nelle spese, nella gestione, nel crescere insieme a ragazzi che sono del posto, molti che giocano sono dell'eccellenza di Senigallia, quindi credo che sia un progetto un pochettino più a lunga durata. Senigallia ce lo possiamo anche permettere con questi tempi un pochettino più lunghi, però credo che il campionato dell'anno scorso, dove abbiamo fino all'ultima giornata lottato, l'unica squadra che ha lottato contro il Pineto, e l'ultima giornata ancora potevamo vincere il campionato, credo che sia una cosa importante. Quest'anno il campionato presenta delle compagini di un livello altissimo, ce ne sono 4-5 secondo me assolutamente di grandissima caratura, ma se poi vado ad analizzare le sfide quando ce le giochiamo, anche noi possiamo stare in quel gruppo lì. L'ultima però, la risposta deve durare un secondo, mister. Chi vince il campionato, senza girarci attorno? No, io le ho viste, ovviamente le ho viste tutte. Quella che contro di noi è sembrata nettamente superiore, perlomeno quel giorno, per assurdo, è stata la San Benedettese con la quale abbiamo vinto 3-1. Ed era ancora priva del mercato di riparazione. Credo le varie bontà senigalliesi. Credo che forse qualcosa in più delle altre abbia.